Le conseguenze della sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno possono essere anche molto pericolose. Abbiamo chiesto al professor Parati, che qui a Londra, al Congresso Europeo dell'Ipertensione, ha tenuto un'interessante relazione su questo tema, di spiegarci come fare per prevenirle e soprattutto, una volta che si siano instaurate, per ridurle, per possibilmente per eliminarle. Vista l'importanza del problema, è stata iniziata un'attività negli ultimi 5 anni a livello europeo per fornire delle indicazioni più precise su come gestire questi pazienti, visto che il problema non è affrontato sistematicamente né dall'internista, né dallo pneumologo, né dal neurologo, si è creata un'azione europea, un progetto cosiddetto COST. Le COST Action sono azioni europee che finanziano le interazioni tra paesi, non progetti di ricerca specifici, e nell'ambito di questa azione europea abbiamo raggruppato una 30ina di paesi europei che hanno collaborato all'analisi di questo fenomeno su base internazionale e alla preparazione di un documento che rappresenti una linea guida per il pneumologo, il neurologo, il cardiologo nella gestione di questi pazienti. Il documento è uscito in formato di libro l'anno scorso ed è disponibile adesso come pubblicazione scientifica sul Journal of Hypertension, è uscito nel mese di aprile, con un interessante editoriale di accompagnamento anche dall'editore del giornale. Questo documento riassume brevemente l'epidemiologia e la fisiopatologia di queste condizioni e dà delle indicazioni abbastanza precise sulla diagnosi e sulla terapia di questo problema. Sulla diagnosi si raccomanda l'uso di metodiche standardizzate di registrazione notturna, che sono le polisonnografie, elencando le varie tipologie disponibili, quelle complete, quelle con videoregistrazione, quelle senza e quelle semplificate, cardiorespiratorie, che sono più facilmente disponibili anche sul territorio per un'analisi della situazione proprio a casa del paziente, senza necessità di ricovero. È importante però sospettare questo fenomeno per poi chiedere una polisonografia, e quando il paziente si trova davanti una situazione che prevede aumento di peso, e questo è il primo movente che deve allertare il medico, una sensazione di sonnolenza diurna non comune, persone che si addormentano quando stanno sedute dopo più di 10 minuti davanti a qualunque cosa, alla televisione, come a un articolo di giornale, qualunque situazione che non sia particolarmente stimolante, il medico deve sospettare che c'è qualcosa che non funziona. Quindi una buona anamnesi da parte del medico è il primo movente che aiuta a sospettare l'esistenza di apnee ostruttive. Poi si può anche intervistare la moglie o il marito, che può riferire il russamento notturno, che è l'anticamera dell'apnea, è un'occlusione parziale che poi porta di solito all'apnea nel tempo, e già questo ci può allertare. E un altro elemento di attenzione per il medico può essere, nel monitoraggio della pressione 24 ore, la scomparsa della caduta notturna, il non dipping cosiddetto. Quindi un obeso, non dipper, sonnolento nel giorno, ha tutte le caratteristiche per avere un forte sospetto di apnea nel sonno. A questo punto il medico deve chiedere un approfondimento, e la tecnica diagnostica elettiva è la polisonnografia, che può essere fatta, come dicevo, in forma semplificata, cardiorespiratoria, senza l'elettroencefalogramma e tutta la preparazione un po' più complessa che questo richiede, e quindi si avvicina molto quello che è un Holter ECG, con in più 2 bande toraciche per il respiro e una cannuccia nasale per il flusso aereo, non molto complesso. Purtroppo non è disponibile in tutti i centri. Forse la mia è l'unica cardiologia in Italia che ha un centro di medicina del sonno interno, perché per l'importanza che diamo a questo fenomeno, ma comunque c'è una buona collaborazione tra centri del sonno e centri di cardiologia. Fatta la diagnosi, c'è il problema della terapia, e la terapia può essere fatta e deve essere selezionata con cura in funzione della gravità del problema. Anzitutto, come prima terapia, come in tutti i campi, anche qui c'è una correzione dello stile di vita, quindi un aumento eccessivo di peso, che facilita il deposito di grasso anche nelle vie aeree, facilita le apnee. Quindi se noi riduciamo il peso corporeo, riduciamo il rischio di apnea. Questa è la terapia ideale e anche la meno facile, come tutti sappiamo, però non dobbiamo dimenticarcela. Abolire il fumo di sigarette è un'altra cosa che aiuta moltissimo, perché il fumo irrita le vie aeree e genera una infiammazione che facilita poi un'occlusione notturna in pazienti già predisposti. Così come a volte è importante non assumere farmaci che possono avere un effetto deprimente sul respiro, come le benzodiazepine o alcuni sedativi,
che magari si prendono per dormire meglio di notte, quando a volte il sonno è disturbato dalle apnee e quindi paradossalmente si fa peggio invece che meglio per il paziente. Come può essere importante stare attenti a identificare quelle situazioni di infiammazione o di ipertrofia di alcune parti delle vie aeree che possono facilitare questo fenomeno. Pensiamo ai bambini che abbiano un'ipertrofia tonsillare o delle adenoidi, sono bambini che spesso vengono classificati come svogliati, come non attenti, che rendono male a scuola. A volte correggendo banalmente il problema asportando le adenoidi e le tonsille si ha un drammatico miglioramento, sono i primi della classe, sono tranquilli, dormono benissimo perché finalmente respirano e quindi di notte riescono a dormire. Questo è un altro tipico esempio dove attenzione globale al soggetto, al piccolo paziente, può darci dei grossi risultati. La terapia specifica comunque di queste forme è una terapia che mira a impedire l'occlusione delle vie aeree. Un modo semplice per le forme lievi è il decubito laterale forzato. Banalmente si può cucire una pallina da tennis nella giacca del pigiama in mezzo alla schiena, non sarà molto simpatico ma funziona perché il paziente non può dormire supino. Come esistono delle bande toraciche che si allacciano a cintura che hanno una sporgenza posteriore che ha lo stesso tipo di effetto. Poi abbiamo alcuni particolari device, delle protesi che si possono applicare in bocca per spostare in avanti la mandibola e quindi aprire un po' di più lo spazio aereo. Questo può facilitare nelle forme lievi una riduzione delle apnee. In qualche caso si arriva alla chirurgia da parte dell'otorinolaringoiatra che può modellare il palato aprendo di più le vie aeree superiori, ma a volte non è sempre di successo, dipende molto dai singoli casi. Come ci sono delle nuove terapie basate sull'impianto di piccoli pilastri di plexiglass sul palato molle che lo rendono meno mobile e quindi meno facilmente responsabile di ostruzioni, o l'impianto di uno stimolatore elettrico dei muscoli della lingua che possono portare anche a livello delle vie aeree a una migliore apertura. E infine abbiamo la CPAP. CPAP significa Continuous Positive Air Pressure ed è una ventilazione di aria compressa praticamente. Viene fatta con una maschera nasale solitamente da applicare di notte e meccanicamente tiene aperte le vie aeree nel sonno, quindi impedisce che avvengano queste apnee. Perché funzioni va calibrato opportunamente, deve avere una pressione di aria sufficiente a vincere l'occlusione, questo può essere diverso da caso a caso, ed è importante che la calibrazione sia fatta con molta cura, perché se la CPAP è fatta e applicata con una calibrazione a pressioni eccessive, il paziente non la tollera e non farà mai la terapia. Se invece la pressione non è sufficiente, non risolve il problema e quindi il paziente non starà meglio. Quindi questo è molto importante. La seconda cosa importante è che il paziente sia convinto ad avere anche qui una certa aderenza alla terapia. Infatti i dati dimostrano che, per quello che riguarda l'effetto sulla pressione, ad esempio, la ipertensione secondaria a un'apnea ostruttiva è controllata se noi abbiamo almeno 5-6 ore di CPAP per notte, fatte regolarmente, che non è per niente facile. Quindi è un altro campo in cui il medico ha una grossa responsabilità nell'educare il paziente, nel convincerlo. Detto questo, ovviamente il problema resta, perché abbiamo questi strumenti, funzionano, ma è importante che il paziente prenda consapevolezza del problema e sia corresponsabile col medico della applicabilità di queste soluzioni. Se non cambia stile di vita, per essere chiari, se non è costante con la terapia, il problema non verrà risolto e anche se viene identificato il paziente continuerà ad avere un rischio maggiore di eventi cardiovascolari. Non ci sono farmaci specifici. È interessante ricordare che quando si parla di ipertensione, il paziente con apnea ostruttiva è classificato come iperteso resistente, perché non risponde alle terapie. Quindi prima di pensare a manovre invasive di altro genere sarebbe importante fare una diagnosi, magari rimuovere le apnee ostruttive. Non è detto che rimuovendole l'ipertensione scompaia, perché spesso la terapia farmacologica continua a essere necessaria ed è questo il caso soprattutto quando la diagnosi è fatta tardivamente e ormai i meccanismi di aggiustamento delle resistenze periferiche vascolari sono tali per cui non si ritorna a una normalità. Eventualmente questo sì, si può ridurre il numero di farmaci, quindi una buona terapia dell'apnea può permettere il controllo dell'ipertensione con un minore numero di farmaci antipertensivi, che comunque è positivo.